Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web LIS del Consiglio regionale della Basilicata. Rintracciare ulteriori risorse per coprire la quota di credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Sud, inizialmente prevista a circa il 60% ed ora drasticamente ridotta a circa il 10%. A porre l'invito al ministro Fitto, il responsabile per il Mezzogiorno di Azione e presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella. Sono certo, afferma Pittella, che il ministro comprenderà che c'è bisogno di certezze e che questa è un'occasione che il Sud non può sprecare. In questa regione pare che non ci sia posto per la cultura. Alle volte viene rappresentata persino come un elemento di disturbo. A sottolinearlo, le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle Araneo e Verri, che si soffermano sulle attività culturali svolte nel 2023 e per le quali, affermano, pare che la Regione non abbia reperito i fondi. Nell'annunciare che sulla questione presenteranno una interrogazione, le consigliere ricordano che artisti e professionisti devono essere pagati per il lavoro svolto. Lettera di commiato del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Vincenzo Giuliano al termine del suo mandato. Sono stati anni impegnativi, scrive, nei quali è stato percorso un cammino importante per il riconoscimento dei diritti dei minori all'interno del sistema istituzionale. Nel dirsi onorato della fiducia ottenuta, Giuliano ha rivolto parole di ringraziamento per la collaborazione ricevuta e un pensiero al vasto mondo che opera in Basilicata al servizio dei bisogni dei minori e delle loro famiglie. Anche il difensore civico regionale della Basilicata, Antonia Fiordelisi, alla scadenza del suo mandato, ha evidenziato la vicinanza istituzionale ottenuta in questi anni. È stato un percorso denso di esperienze professionali, afferma, che rimarranno nel mio vissuto, nella certezza che tutti siamo chiamati a dare un contributo per migliorare le condizioni della comunità. I ringraziamenti della Fiordelisi a tutti coloro che a vario titolo hanno assicurato la propria collaborazione. Nel 2025 ricorrono 50 anni da quando Rocco Petrone lascia la NASA. A questa figura di origini lucane, raccontata dal giornalista Renato Cantore in un suo libro, è legata una parte rilevante delle scoperte nello spazio. A ricordare il lucano che conquistò la Luna, il capogruppo del PD La Corazza, che annuncia una mozione con la quale si chiede alla giunta regionale di istituzionalizzare iniziative di studio e progetti di valorizzazione della figura di fama mondiale quale quella dell'ingegnere Rocco Anthony Petrone. È tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento è per la prossima edizione.